Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo di altri accessori per la nostra macchina. Nello specifico abbiamo comprato le luci a LED per la retromarcia della nostra macchina. In questo caso e nello specifico parliamo di un Audi A4, una 8K, una B8. Stesso sul sito SL Parts abbiamo acquistato questi accessori qua. Adesso vi farò vedere all'interno dello scatolo che ci è arrivato cosa abbiamo. All'interno della confezione, come vi dicevo, abbiamo anche qua. Abbiamo questa coppia di luci che sono specifiche per la luce di retromarcia. Vedete come sono fatte? Ok, hanno un attacco V5V, come potete vedere, e sono di facile installazione. Dopo andiamo giù e vi faccio vedere come si installano. Ok ragazzi, allora, per chi fosse interessato all'acquisto di queste luci, basta tranquillamente andare su Google, scrive SL Parts, ecco qua, il primo sito che ci dà, entriamo nel sito. Ok, una volta entrato sul sito SL Parts, andiamo su seleziona la tua auto, in questo caso selezioniamo Audi, poi andiamo su Audi A4 B8, poi tra tutti questi accessori disponibili per la nostra macchina andiamo su luci retromarcia LED, ci clicchiamo sopra, ecco qua, e ci dà il kit delle luci, questo qua. Una volta poi selezionato ciò che vogliamo, basta fare aggiungi al carrello, andiamo su nostro carrello, e la cosa che vi consiglio è che una volta andate qua, prima di fare già il pagamento, andate sul codice promozionale, scrivete Antimo Vag, così da avere il 10% di sconto su tutti gli accessori e ricambi che avete acquistato dal prezzo di listino. Ad ogni modo, già nella descrizione del video vi scriverò nuovamente il codice promozionale, così da non farvi dimenticare come si chiama. Ed eccoci qua ragazzi. Adesso, come vi ho detto prima, andiamo a sostituire le luci della retromarcia sia a destra e a sinistra. Ok, prima cosa apriamo il cofano e prendiamo le luci. Ok, prendiamo le luci dal pacchettino. Eccole qua. Come potete vedere ha 3 LED su ogni faccia, su tutte e 4 le facce, e in più un altro LED centrale, così da avere la massima illuminazione. Ok, adesso passiamo al montaggio. Ci togliamo questo cosettino qua, ci abbassiamo l'insonorizzazione e ci andiamo a svitare lo stesso perno. Togliamo lo stop, togliamo il connettore, ci svitiamo i retrati di plastica, e uno e due
e 3, e anche qui ci togliamo il telaietto. Anche qui abbiamo nuovamente la stessa luce e la andiamo a sostituire con quella là a LED, con questa qua. Ok, ci reinstalliamo nuovamente tutto, andiamo a rimettere nuovamente i dadi in plastica. E ci andiamo a serrare con il cacciavite. E 1 e 2 e 3. Ci andiamo nuovamente a collegare il connettore. Inseriamo nuovamente lo stop nel suo alloggio. Ok, e nuovamente con la vite in plastica andiamo a fissare lo stop dall'interno. E adesso vediamo l'effetto finale. E questo qua è l'effetto finale. Poi stasera vi farò vedere l'effetto di sera. Ragazzi, questo è l'effetto di sera delle luci di retromarcia. Ok ragazzi, che dirvi? Per oggi è tutto. Come sempre, se non siete iscritti al canale, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere i miei video. Se avete bisogno di qualsiasi altra cosa, scrivetelo nei commenti e per qualsiasi cosa sono qua. Ok ragazzi, ciao ragazzi, al prossimo video.